Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la campagna vaccinale e l'avvio della terza dose. Ai microfoni di TV City, il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, fa il punto della situazione e spiega l'avvio della terza dose. Resta stabile la situazione dei contagi nei comuni del Vesuviano, non manca il consueto bollettino. Torniamo ad occuparci della questione del senso unico a Via Curtoli, a Torre del Greco. Non mancano i disagi alla viabilità dopo la riapertura delle scuole. Ora gli eventi. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione al Museo di Pietrarsa della terza edizione di Eruzioni del Gusto, l'evento promosso dall'associazione culturale Oro Nero. In chiusura lo sport con la Turris che dopo la vittoria in trasferta giocherà a Liguori domenica contro il Picerno. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Si parte lunedì con la terza dose per gli ospiti delle RSA e i fragili. Ai microfoni di TV City, il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, fa il punto sulla campagna vaccinale e annuncia come si partirà per la terza dose di vaccino. Stiamo andando abbastanza bene all'interno dello scenario regionale, siamo oltre il 75%, stiamo per raggiungere il target dell'80% dei vaccinabili. L'ambizione è arrivare al 90% nel mese di ottobre, che vorrebbe dire arrivare all'80% della popolazione e raggiungere quella tanto agognata immunità di gregge che insomma ci aspettavamo di raggiungere entro la fine dell'anno. Devo dire che siamo ad ottobre e speriamo di farcela prima. E adesso con la terza dose, quando si partirà? Partiamo lunedì. Lunedì terza dose già in qualche RSA, secondo le indicazioni dell'unità di crisi, in realtà della presidenza. Il presidente De Luca ha spinto tantissimo, fortemente sul discorso terza dose, soprattutto sui fragili. I nostri centri saranno aperti per i trapiantati, per persone che hanno particolari fragilità, quindi estremamente vulnerabili, e quindi saranno già open a partire da lunedì per questa tipologia di attività e avremo anche l'avvio degli ospiti dell'RSA a partire da lunedì. Invece per gli over 80 bisognerà sempre prenotarsi in piattaforma, come funziona? E stiamo definendo un po' le regole di ingaggio di chi non ricade nelle categorie delle estreme fragilità, per cui credo che sarà un qualcosa che avverrà già nella prossima settimana. Dal punto di vista informatico si stanno limando le piattaforme, si stanno attendendo le indicazioni dal punto di vista nazionale, perché altrimenti poi abbiamo un problema di raccolta dati successivo. Ma ripeto, per le particolari fragilità siamo già pronti, abbiamo deciso di partire, raccoglieremo noi dati e li riverseremo successivamente. Per quanto riguarda gli over 80, attendiamo queste limature dei sistemi e questo avvio poi su scala nazionale. Per quanto riguarda invece l'organizzazione dei presidi ospedalieri, l'ospedale di Bosco Trecase resta presidio Covid. Al Maresca di Torre del Greco si dovrà provvedere all'attivazione dei posti di subintensiva. Tra le novità, anche l'avvio di un ambulatorio per la cura del melanoma. Parliamo un attimo della situazione dei presidi ospedalieri che ricadono in questa ASL. È partita una nuova fase di riorganizzazione, in particolare per Torre del Greco e Bosco Trecase. Sì, è partita una fase di riorganizzazione. Abbiamo riattivato quest'estate il presidio ospedaliero in maniera ordinaria di Torre del Greco. Stiamo avendo già un certo numero di accessi nel pronto soccorso. E stiamo lavorando dal punto di vista già delle camere operatorie, quindi una ripresa degli interventi che si erano dilatati un attimo nella fase Covid. Per il momento il nostro unico presidio Covid rimane Bosco Trecase. Lo dedichiamo per un'ottica di tutela esclusivamente al Covid. Abbiamo un certo numero di ricoverati, per fortuna non è elevato, però è il posto dove con le nostre terapie subintensive e con i ricoveri ordinari stiamo gestendo abbastanza bene quella tipologia di utenza, spesso non vaccinata. Ci tengo a ricordarlo, oltre il 90% dei ricoverati non è vaccinato, per cui questa tipologia di utenza purtroppo accede in ospedale.
e questa tipologia di utenza viene ricoverata nel presidio di Bosco Trecase. Per quanto riguarda Torre del Greco, erano in programma 6 posti di subintensiva. Sì, e 6 posti di subintensiva a fianco al pronto soccorso. La progettazione esecutiva, mi dicevano i tecnici proprio qualche giorno fa, è praticamente alla fase finale. Dobbiamo fare gli atti amministrativi nel mese di settembre, speriamo di concluderli. Io spero di poter avviare i lavori nel mese di ottobre. È in programma anche l'inaugurazione di un nuovo ambulatorio per la cura del melanoma? Sì, ne abbiamo già fatto partire uno che ci ha dato grandi soddisfazioni, con grandissimi risultati, grandi accessi, grandi numeri, presso l'ospedale di Polena Trocchia. Abbiamo voluto replicare l'attività sul presidio di Torre del Greco, in realtà l'attività è praticamente già partita, ma faremo in questi giorni, nella prossima settimana, daremo un'ufficialità, diciamo, all'avvio delle attività, nonostante in realtà, ripeto, siamo già operativi da qualche settimana. Migliorano i numeri dei contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo il bollettino di ieri sera, si sono registrate 12 nuove guarigioni, certificati invece 9 casi di positività. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 93 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata, invece, non si è registrato nessun nuovo caso di contagio, a fronte di 71 tamponi processati. Al contempo, si certificano anche 5 guarigioni. Scende a 57 il numero dei cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 47.930. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 21.547, il 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.383, il 64%. Caos viabilità per il senso unico a Via Curtoli dopo la riapertura delle scuole. I timori di commercianti e residenti della zona si sono concretizzati con l'avvio dell'anno scolastico. Negli orari di ingresso e di uscita degli studenti il traffico in zona va in tilt, come mostrano le immagini. I disagi alla viabilità si ripercuotono anche su Via De Nicola, Via Marconi, Via Montedoro e Via Scappi. A nulla sono servite dunque le proteste nel mese di luglio di commercianti e residenti che avevano promosso anche una petizione popolare, gli incontri in comune, in commissione trasparenza, la presenza dell'assessore Cinzia Mirabella e del comandante Salvatore Visone e le innumerevoli richieste di revocare il provvedimento o di valutare soluzioni alternative. L'amministrazione comunale, che a luglio parlò di un provvedimento sperimentale, non sembra al momento intenzionata a fare passi indietro. Le nostre preoccupazioni erano fondate e la voce del Comitato Civico di Commercianti e Residenti, visto che in zona ci sono ben 5 plessi scolastici. Questo dispositivo crea non pochi problemi ai genitori che accompagnano i figli in auto e ai lavoratori che percorrono arterie importantissime che risultano letteralmente intasate. Le nostre istanze non sono un rifiuto all'autonomia dell'amministrazione, ma siamo consapevoli che sarà un'inutile perdita di tempo, con relativi disagi e successivi passi indietro. Avvia la terza edizione di Eruzione del Gusto, la manifestazione in programma dal 17 al 20 settembre al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. L'evento, giunto alla terza edizione, è promosso dall'Associazione Culturale Oro Nero. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione. I motivi di questa terza edizione di Eruzione del Gusto sono ovviamente tanti, soprattutto quello di rinnovare il lavoro avviato, di aver messo insieme viaggio, vino, cibo, territorio in questa affascinante panoramica in un villaggio universale delle terre dei popoli vulcanici del pianeta. Siamo qui a Pietrarsa, dove nasce appunto il viaggio nel 1839, con il treno, la prima ferrovia d'Italia, e da qui, diciamo, in un lungo itinerario in giro per l'Italia e per il mondo. Eruzione del Gusto, in quanto è un'esplosione del gusto. Noi abbiamo messo insieme le più grandi produzioni campane e non solo, ma parlando della Campania,
Partiamo dal territorio vulcanico del Vesuvio, a Campi Flegrei, alle isole del Golfo, Ischia, Procida, ma anche Rocca Monfina, i territori interni, no? Antico vulcano Spego, e poi le fasce costiere. C'è qui il FEAM, il fondo della pesca della regione Campania con la comunità europea, proprio per valorizzare le azioni e le attività del mare, la pesca sostenibile. Quindi tutto questo mette insieme una grande opportunità in un'unica direzione, quello di trasformare la Campania come vetrina internazionale del turismo enogastronomico. È un progetto ambizioso, ma è una nave che insomma in qualche modo è salpata 3 anni fa e possiamo con un pizzico di orgoglio dire che sappiamo dove vogliamo condurre questa nave. Questo lungo affascinante viaggio, che coinvolge anche tante altre regioni italiane, il prossimo anno sarà invece internazionale, con paesi vulcanici stranieri come il Giappone, la Nuova Zelanda, i paesi del Sud America, il Nord Europa, in un grande, grandissimo villaggio universale delle terre e dei popoli vulcanici del pianeta. Abbiamo messo in campo un'opzione in più, quella della valorizzazione attraverso l'elemento vulcanico. Ed è un viaggio iniziato bene, direi forse ancora più affascinante è il futuro di questo viaggio. Dare continuità ai risultati in campionato. Questo è il compito affidato a Mister Caneo dopo la brillante vittoria di sabato scorso a Foggia e la sfortunata parentesi di Coppa Italia. La Turris, domenica pomeriggio alle 14.30, sarà di scena a Liguori contro il Picerno, a caccia di 3 punti fondamentali per restare in scia delle prime del girone, e l'avversario è, almeno sulla carta, quello ideale per proseguire il buon inizio del torneo. I lucani, infatti, sono gli unici dell'intero girone a non aver ancora trovato la via del gol nelle prime 3 giornate, ed è quindi prevedibile che la squadra corallina possa avere buone possibilità di portare a casa un risultato positivo. La società inoltre si aspetta una buona affluenza di pubblico e per incentivare la presenza di piccoli sostenitori sarà regalata una t-shirt della Turris a tutti gli under 13 che acquisteranno un biglietto ridotto. Infine, cambio di orario per il turno infrasettimanale che la Turris giocherà a Catania giovedì 30 settembre. Le due società si sono accordate per anticipare il fischio d'inizio del match alle 14.30 anziché alle 21. La partita sarà anche visibile gratis, oltre che in streaming, anche a tutti gli abbonati alla TV satellitare. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Buon fine settimana. L'informazione del TG di TV City vi dà appuntamento a lunedì.